Ciao a tutti, sono Otto di Pure Febbre Italiana e in questo video parleremo di come migliorare su Fortnite, che cosa fare in una partita di parco giochi per allenarsi e migliorare la propria mira su Fortnite. Non si può fare anche non solo in parco giochi, quindi anche se questa modalità magari in un futuro verrà tolta, in ogni caso voi potete farla lo stesso. Inoltre ci tengo a ricordare che dal 10 al 12 sarò a Roma, quindi se qualcuno di voi è di Roma me lo faccia sapere, perché dal 10 al 12 settembre, perché sarò lì e quindi magari riusciremo a incontrarci. Non sono mai stato a Roma e penso che mi piacerà un sacco come città, perché ne ho sempre sentito parlare bene, quindi se voi siete di Roma o ci siete mai stati, fatemi sapere che cosa ne pensate di Roma nei commenti. Ma ora andiamo al video. L'idea per questo video mi è venuta in seguito ad aver visto un articolo su Reddit che parlava appunto di come migliorare la mira, e questo metodo mi è piaciuto davvero tanto tra tutti gli altri proposti, mi sembrava quello più valido, che ho iniziato subito a provare vedendo dei risultati. Adesso andrò a spiegarvi esattamente come fare, quindi seguitemi. Ok, la prima cosa da fare è sicuramente quella di mettere la modalità parco giochi e di non riempire, in modo che non ci siano gente che ci rompe le scatole. Sicuramente la seconda cosa più importante è andare a scegliersi il giusto outfit, e questo mi sembra un outfit perfetto per migliorare su Fortnite. Guardate questo deltaplano in tinta con questo zaino e questo tipo. Il piccone è un po' quello che stona, sinceramente non ho tantissimi picconi per fare degli abbinamenti fatti bene, ma se vogliamo spaccare di brutto su Fortnite sicuramente il giusto abbinamento è quello che serve. Detto ciò, andiamo subito in partita. Allora, buttiamoci a pinnacoli, in realtà è uguale dove ci buttiamo, però sicuramente a pinnacoli facciamo tutte le risorse più in fretta possibile. Comunque vediamo intanto il cubo che se ne va a zonzo così. La prima cosa da fare è fare un po' di materiale, molto importante farne più possibile in modo che poi non ci dobbiamo trovare a fare del materiale. Secondo step è trovare una R, poi un qualsiasi oggetto, la prima cosa che ho trovato è stata questa, possiamo scegliere vari oggetti di tipo diverso, e due cose importanti da trovare sono le salterine. Sarà meglio guidare e trovare qualche lama in grado di fornirci ciò che stiamo cercando, perché tanto qua di lama ce n'è. Eccolo là, infatti. Boia, tre lama in un colpo solo, che figata. Subito uno. Poi ce n'è uno più in là e uno più in là. Boia, quanti là? Quattro, guarda! Probabilmente qualcuno di voi ancora non lo sapeva, ma se apriamo un lama con una di queste bombe, diamo il triplo del bottino. No, 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 no! Non volevo andare di qua, accidenti. Guardiamo il bottino che si trova da queste parti, guardate. Da un solo lama. Guardate il mattone, dovrebbe darne 200, invece ne dà 600, vedete? Il passaggio numero 2 è costruire una piattaforma grandissima, tipo 6x6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ho perso il conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Forse non sarebbe... non è stata una cosa geniale costruirla di legno, eh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ancora un tot. Poi costruiamo questo. Seguite bene questi passaggi, perché veramente sono facilissimi. Ok, ora bisogna piazzare le salterine in questo punto e in questo punto qua, in modo che ci permetta di saltare all'infinito in questo modo. Quindi niente di difficile. Volendo possiamo benissimo anche allungare il percorso, infatti si può benissimo fare, questo ci aiuterà. Allora, la prima cosa da fare è piazzare una roba così qua. Ok. Ok, diciamo che possiamo fare una roba di questo genere qua. Ok, benissimo. Abbiamo costruito un primo bersaglio. La prima cosa da fare è provare ad allenarsi a tenere costantemente mirato quel bersaglio senza problemi. Allora, al primo impatto, come vedete anch'io devo ancora allenarmi un po' di più a questa cosa, avremo dei problemi a stare col riquadro direttamente sul bersaglio. Ci sarà un po', cioè, chiaramente è difficile. Il vostro obiettivo è far sì che il mirino rimanga sempre all'interno di questo quadrato. Perché questo? Perché ci allena nel tracking. Il tracking serve apposta perché un nemico, comunque mettete che si sposti, è normale che noi dobbiamo seguire il nemico
con la rispettiva velocità. Se lui corre veloce, noi dovremo muovere il mirino veloce. Se lui cammina, noi dovremo muovere il mirino un po' più lentamente. Proprio per questo un esercizio di questo genere ci allena nel tracking, perché noi siamo in movimento, simulando sia il movimento del nemico, perché di norma quando noi spariamo stiamo fermi o ci muoviamo comunque poco. In questo modo, saltando da un lato all'altro, noi simuliamo il movimento del nemico. Ora, l'unica cosa importante però è tenere fisso il mirino sopra il nemico. Come vedete, il riquadro ora è abbastanza grande, però dopo 5 minuti, diciamo che io sto così e cerco di migliorare la mia mira, stando fisso su di lui, posso decidere di spostarmi al livello più difficile, ossia puntare sempre a quel coso lì, che è molto più difficile rispetto che a puntare a quello lì. Dopodiché, per incrementare la difficoltà, basta piazzare le cose più vicine, perché più vicine saranno, più saranno difficili da colpire. Guardate qua, provate a colpire questo coso qua. Cioè provate... Ah! Ok, ora che l'abbiamo piazzato, provate a stargli dietro. Sarà molto più difficile, soprattutto nei balzi, stargli dietro rispetto... Ah beh, no, in realtà secondo me è più facile. Ma dipende da persona a persona. Per me può essere più facile, per voi magari può essere più difficile. È molto importante allenarsi a questi movimenti qua. Perché? Perché voi state allenando la memoria muscolare. In questo modo sapete già come muovervi in determinate situazioni. Voi penserete, è un esercizio inutile. Invece tanti pro player si allenano con esercizi di questo genere qua. E questo è un esercizio che va bene per qualsiasi piattaforma. Per telefono, per PlayStation, per Xbox, per computer, per qualsiasi piattaforma. Ok, mettete che ormai col riquadro è facile, voi ce la fate, siete bravissimi. Ok, aumentiamo la difficoltà. Piazziamo degli oggetti. Piazziamo qua questo oggetto, dopodiché rompiamo la struttura e vedrete che l'oggetto rimane lì in aria. Ora provate voi a mirare costantemente. Guardate la difficoltà. Guardate. E ricordate che i nemici bene o male avranno quella grandezza lì. Quindi dovete allenarvi sempre di più, iniziando coi quadrati medi, questi qua, passando ai quadratini, tipo, cioè i rettangolini piccolini, per poi finire con gli oggetti veri e propri. Quello è un oggetto medio, di difficoltà media, perché è parecchio grande. Se volete la difficoltà massima, provate benissimo anche con gli scudini. Gli scudini sono piccoli, sono magri, diciamo. Vedete, rimangono in aria. Allenatevi in questo poligono di tiro. Guardate che piccolo che è. Guardate che piccolo. Volete una difficoltà maggiore? Andatelo a piazzare nel livello finale. Vedrete che la difficoltà è ancora maggiore. A stargli dietro, guardate che difficoltà. Se volete essere i miglior tiratori in assoluto, fidatevi, è molto importante. Ma non solo così, anche a prendere la mira istantanea subito. Provate a correre e a mirare le cose. Fidatevi, può sembrare una stupidata che dite, sì, ma che cavolo serve. Invece, provate, ecco, vedete un nemico, pam, quanto ci mettete a mirarlo? Cioè, e questo è molto importante, perché se voi state correndo e un nemico si presenta da quel lato là, dovete essere rapidi a mirare in quella direzione. Dovete allenare la vostra muscolatura a mirare subito in quella direzione. Quindi pam, vedete? La mira è istantanea, perché ovviamente su questo io mi sono allenato. Diciamo che un mio punto forte è la mira. Infatti prendere la mira subito dopo un movimento io sono abbastanza bravo, ecco. Diciamo così, magari a mantenere il tracking sono un po' meno bravo, ma a prendere la mira sono parecchio veloce. Infatti, pam. Mettete che un nemico vi spara. Allora, mettete che il nemico è la macchina, ok? Noi stiamo correndo, un nemico ci spara, pam, si salta e si mira. È molto importante saltare perché ci dà quel tempo di reazione. Se voi vi spostate subito, andate magari più in là della macchina. Vedete, tipo, se io mi spostassi, pam, finirei qua. Invece è importante fermarsi di qua. Quindi se noi stiamo correndo è importante saltare, perché saltare ci rallenta un po', ma ci fa capire dove sarà. E poi diamo difficoltà al nemico, perché saltando chiaramente il nemico ha più difficoltà. Un esercizio molto importante che funziona per qualsiasi console, ripeto. Quindi è veramente veramente potente e da fare. Io vi consiglio 5 minuti per stadio, quindi 5 minuti per questo. Quando riuscite a stare sempre dentro, passate a quello successivo. Comunque, se state bene o male dentro, passate a quello successivo. Passate a quello. Cercate di stare sempre dentro. Dopo che siete riusciti a stare sempre dentro,
passate a un oggettino più piccolo, tipo questo. Anche oggi ringraziamo la pura fibra italiana Strong qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 168.000, crescemo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questo metodo, se secondo voi vi sarà utile. Io ve lo consiglio assolutamente perché veramente è una cosa molto valida, che ha senso. Il fatto di allenarvi nel tracking è molto importante e vi aiuterà un sacco. Lasciate un mi piace a questo video, condividetelo con i vostri amici e compagni team in modo che anche loro possano migliorare nella mira su Fortnite, che è molto importante. Vi ricordo di seguirci anche su Instagram, dove piazziamo sempre foto sia di noi che di meme e altre cose. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Già so che mi ucciderete perché non ho portato il cappellino da 50 centesimi in questo video. Quindi se siete arrivati fino a qua scrivete nei commenti: so che non hai portato il cappellino da 50 centesimi. Vediamo chi di voi è arrivato fino alla fine del video.